Qual è la fregatura delle pompe di calore? Beh, lo vedremo oggi in questo video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. C'è una fregatura dietro la pompa di calore? Beh, certo che sì. E prima di parlarne però mi presento, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a staccare il contatore del gas e a trasformare la loro casa in 100% elettrica. Non sono io direttamente a farlo, ma attraverso la rete partner di Sigillo Sicuro riusciamo a realizzare questo sogno alle famiglie, cioè togliere il contatore del gas, non ricevere più quelle bollette e avere la casa elettrica. Ma tornando al tema del video, la vera fregatura della pompa di calore, che in pochi te lo dicono ma la diamo troppo per scontato, è se consuma troppo. Sì, perché se consuma troppo non è più un investimento ma diventa una spesa per la famiglia, perché l'investimento deve portare a risparmio rispetto a prima, rispetto al gas, rispetto al gasolio, rispetto al GPL, e con il risparmio riesci a pagarti l'impianto che ha realizzato. Tu lo ripaghi in 6, 7, 8, 9 anni, dopodiché diventa tutto utile, tutto guadagno. Quindi meno consumerai la pompa di calore e prima rientrerai nel tuo investimento e inizierai a guadagnare. E questo è un passaggio sottile, alquanto semplice, ma troppo scontato. Infatti pochissime volte ci si sofferma sulle prestazioni della pompa di calore. L'importante è passare alla pompa di calore, cioè passare dal gas alla pompa di calore. Perché? Perché dicono che si risparmia. No, non è vero. Si risparmia se la pompa di calore effettivamente è efficiente, performante e consuma poco. Altrimenti potresti fare un salto nel buio e in alcuni casi anche consumare di più rispetto a prima. Facciamo un esempio con i numeri. Ipotizziamo di investire 20.000 euro per il tuo impianto in pompa di calore. 20.000 euro con la detrazione del 65% attuale ad oggi vuol dire che ti costa l'impianto 7.000 euro. Se oggi con il tuo impianto tradizionale stai consumando 2.500 euro di gas, è fattibile che passando alla pompa di calore, una certa pompa di calore molto performante, tu possa dopo consumare 1.500 euro di corrente elettrica, magari in aiuto anche a un piccolo impianto fotovoltaico. Ecco che con una buona pompa di calore riesci a guadagnare 1.000 euro all'anno. E 1.000 euro all'anno ti bastano 7 anni per coprire quel costo effettivo di 7.000 euro che hai avuto all'inizio. Il resto invece torna indietro con la detrazione fiscale. La cosa interessante è che dopo il settimo anno è tutto guadagno pulito, cioè la tua famiglia guadagnerà 1.000 euro all'anno per i prossimi 15 anni. Pensa che se fai due conti risulta un rendimento dell'investimento superiore al 14%. Neanche in banca ti danno un rendimento così alto. E se lo dovessi avere in banca, un rendimento così alto, significa che ti stai assumendo un rischio enorme, perché rendimenti alti nel settore finanziario significano anche rischi molto alti, quindi c'è il rischio che tu possa perdere anche tutto. Mentre qui investire nella pompa di calore, quindi investire a casa tua, hai un rendimento sicuro su un bene che poi tra l'altro è a casa tua. Non è qualcosa di intangibile, di intoccabile, che viene poi influenzato dai mercati, ma funziona a casa tua. E tra l'altro funziona nel momento in cui tu lo installi. Non devi aspettare molto per avere subito il beneficio. A questo punto mi dirai, beh, ma se aumenta il gas aumenterà anche l'energia elettrica. Beh, in parte può essere vero, l'abbiamo visto nei scorsi mesi cosa è successo, e anche se poi è stato slegato l'andamento dell'energia elettrica da quello del gas. E in Italia parte dell'energia elettrica viene prodotta da centrali idroelettriche piuttosto che parchi eolici, parchi fotovoltaici, tutte fonti che sono slegate dal gas. Ma ammettiamo anche che l'energia elettrica sia legata al prezzo del gas, non puoi negare che parte dell'energia elettrica te la puoi autoprodurre a casa con impianto fotovoltaico, cosa che assolutamente non puoi fare se vuoi consumare gas. Ricapitoliamo allora, le pompe di calore possono nascondere una fregatura. Ok Samuele, grazie di avercelo detto, ma adesso come possiamo risolvere questo problema? Beh, ci sono tre modi per risolvere questo problema. Il primo modo è farti fare una simulazione dei consumi di quanto consumerà la pompa di calore a casa tua, nel tuo specifico impianto, nella tua specifica abitazione, cosa che non vedo quasi mai fare. Cioè le famiglie firmano contratti ad occhi chiusi sperando che la pompa di calore porti un risparmio senza sapere effettivamente quanto risparmio porterà. E questo per me è molto grave. È importante sapere fin da subito quanto potrà risparmiare una pompa di calore. 2. Fatti mostrare il COP, il COP,
il coefficiente di prestazione della pompa di calore, cioè il rendimento. Più alto è il COP, meno consumerà la pompa di calore. Qual è un buon COP? Beh, un buon COP a mio avviso è dal 5,52 in su. Cioè pompe di calore che hanno COP superiori ai 5,52 sono pompe di calore che permettono effettivamente di risparmiare rispetto al gas metano, gasolio e ancora meglio rispetto al GPL. Attenzione che il COP tendenzialmente va pari passo anche con il costo dell'impianto. Non puoi pretendere di avere una macchina molto performante e averla pagata poco. Tendenzialmente meno spendi prima, più spenderai dopo nelle bollette, quindi non è un grande investimento, anzi potrebbe diventare un debito. Non lo dico io, ma se vai in cerca online o informandoti con altre persone, troverai questa conferma. Mi ripeto, una pompa di calore prestante, una pompa di calore professionale, una pompa di calore che consuma poco, non può costare come una versione economica. Altrimenti tutti acquisterebbero una versione economica per avere alte rese, grandi risparmi. E invece questo non accade. Terza soluzione è l'azienda che ti seguirà. Cioè fatti seguire da un'azienda che ti cura sia nella parte tecnica, che ti consiglia nel miglior modo possibile. E come fai a sapere se magari non sei tu direttamente nel mercato, se tu non sei un idraulico che conosci tutti i tuoi competitor? Beh, la cosa importante è guardare le recensioni, fatti dare le recensioni delle aziende. D'altronde anche per andare al ristorante guardiamo le recensioni. Vuoi non guardarle nel momento in cui devi investire soldi a casa tua? Magari una cifra importante e considerevole per avere un grande risparmio, quindi fare un bel investimento a casa tua, solido, concreto e che ti aiuti nella famiglia poi anche a guadagnare soldi nel tempo? Beh, oggi volevo condividere con te questo mio pensiero. E se vuoi trasformare anche tu la tua casa in 100% elettrica, vai nella descrizione del video dove troverai un link che ti porterà a una preanalisi gratuita. E se invece vuoi approfondire il tema delle pompe di calore, beh allora vai sul mio blog samueletrento.it. Ci vediamo al prossimo video!